Grazie, ce l'ho una scelta. Non voglio lavorare come un lavoro domestica, perché il lavoro domestica è, diciamo, un po' duro. Mai successo che mi sono tagliato il lavoro, diciamo, mi sono licenziata senza preavviso. Solo che nella mia esperienza di questo Covid è quello che mi ha tagliato subito. I miei bambini sono nati qua in Italia, quindi sono tutti e tre italiani pure. Neanche mia mamma e papà sono cittadini italiani, miei fratelli, cognati, tutti. Non è che è scelta mia di venire qua. Ho studiato computer science di là, nelle Filippine. Volevo prendere tipo il lavoro come ho studiato là, però è un po' difficile per me. Mi chiedono delle, come si chiama, di quella che è il tipo pagella o tipo un certificato che ho studiato, allora non ne ho, però delle Filippine ce l'ho. Allora, per questo ho il lavoro solo che posso fare è o fare babysitter, badante o come lavoro domestica. Io avevo, mi sembra, 26 anni quando sono venuto qua in Italia, ora ce l'ho già 42, quindi già tanti anni che siamo qui in Italia. Allora, essendo che nostro figlio è nato qua, io desidero, immagino, diciamo, che il futuro finiscono pure a studiare, diciamo, così non fanno domestica come lo faccio, e così avranno il lavoro più meglio e avranno la loro casa qua e vivono bene. Mi fa emozionare di quella che. Siamo colpiti dal Covid tutta la famiglia di miei fratelli, mio mamma, papà e io. La conseguenza del Covid per me è che, nel senso del punto del mio lavoro, che mi sono tagliata al lavoro, diciamo, mi sono licenziata perché dice che, siccome sono grandi i miei datori di lavoro, loro hanno paura che io conteggio pure a loro, per questo non mi sono ripresa più dal lavoro. Allora, il Covid ha durato, diciamo, in quarantena dal 22 novembre fino ai primi giorni di gennaio, quindi è troppo lungo, diciamo, perché siamo in tutti, o contagia l'altro, di là dobbiamo aspettare che dobbiamo essere tutti negativi. Prima sono colpito prima io come positivo. E poi mio marito era negativo, quindi giustamente lui in chiuso di un'altra cameretta con i bambini, tre bambini. Quindi lo facevamo soltanto videochiamata, però anche videochiamata non va bene. Poi c'è mio piccolo di 2 anni, piangono sempre, mattina, sera, chiede a me, cerca me. A quel punto di notte, quando dormono, vado piano piano ad aprire un po' la porta di loro e a guardarmi, ma piangevo davvero perché come una mamma è troppo difficile per me. Abbiamo organizzato come per mangiare, per esempio. Cucina mia mamma e poi quando è pronto cosa da mangiare, chiamano uno uno, giustamente perché ne abbiamo casa piccolina, cucina piccolina.
È difficile pure per i miei bambini, perché andare a scuola, loro vogliono andare davvero, però come fanno? Non possono uscire. La comunità filippina qui a Palermo è già, siamo tanti, diciamo. Per questo, se qualcuno di noi hanno saputo che se uno hanno in difficoltà, vengono davvero subito ad aiutare. La spesa nostra o tutte quelle che abbiamo bisogno, chiamano dei parenti nostri, dei nostri amici, quelle che abbiamo bisogno. Mandano delle frutta, pasta, riso, carne. E in realtà è troppo quello che arrivano. Non potevamo mangiare tutto e il frigorifero è pieno, diciamo. Per questo diciamo, abbiamo questa fortuna di avere loro nella nostra vita, perché senza di loro non ce la facciamo a vivere da quel momento che ne abbiamo avuto il Covid. Dal mese di febbraio ringrazio a Dio che a quel punto mi ha trovato di nuovo un altro lavoro, che vado 3 volte alla settimana di questa signorina, quindi ce l'ho già il lavoro da oggi, diciamo.